Il viaggio in Cina di Emmanuel Macron ha ricordato agli osservatori quale sia il classico punto di vista francese sul mondo, con una variante. Dentro al campo americano, dalla Seconda Guerra Mondiale, Parigi considera tale collocazione un limite più che un beneficio. Viceversa, vorrebbe proporsi come alternativa alle superpotenze del pianeta, utilizzando il continente europeo come trampolino della sua influenza. Questa è la sostanza dello storico europeismo francese, molto diverso dal nostro, incarnato da quasi tutti i presidenti della Repubblica, pure con retoriche diverse. Quanto emerso anche dal bilaterale con Xi Jinping, per Macron l'Europa, ovvero il continente a guida francese, dovrebbe tenersi alla larga dallo scontro tra Stati Uniti e Cina per evitare di finire schiacciata e dovrebbe mantenere una rigorosa equidistanza per schivare i contraccolpi maggiori. A suo avviso, quanto non riesce a realizzare nella guerra d'Ucraina, con Stati Uniti e Russia ad un passo dall'apocalisse nucleare sul suolo europeo. Posizione eclatante ma perfettamente in linea con quella che fu di De Gaulle o di Mitterrand, essenzialmente anti-americani e profondamente francesi. Unica differenza, l'intervento relativo a Taiwan. Macron ha segnalato di comprendere la volontà cinese di riunirsi all'isola. Come noi teniamo all'unità dell'Unione Europea, Pechino tiene all'unità con Taiwan, ha aggiunto. Espressioni poi corrette, ma che allontanano l'Eliseo dagli Stati Uniti, forse come non mai.